Costituzionale, l'invito soprattutto di fronte a una larga maggioranza, un nome così convincente come quello che fa capire Renzi troverà nelle prossime ore, allora a maggior ragione si dovrebbe votare alla prima. Sarebbe un segnale molto forte. Che valutazione dà del Movimento 5 Stelle che continua a perdere pezzi? Beh, la gestione interna è molto molto verticistica, ci sono un sacco di problemi di carattere politico fin dall'elezione precedente del Presidente della Repubblica. Le divisioni sono iniziate lì. Auguro a tutti un buon lavoro, però vorrei capire, è un po' difficile capire la geografia del Movimento 5, è più difficile anche del PD, incredibile. Civati, siamo in diretta all'area che tira in questo momento, ci può ripetere per cortesia, si continua con Prodi, la sua battaglia con Prodi continua già dalla prima votazione? Io ho fatto una proposta, non è una battaglia, tra l'altro è curioso che sia vissuto come offensivo il nome di Romano Prodi. Romano Prodi piace a sinistra, piace al centro, secondo me a destra, se davvero vogliono pacificare il paese, non è che dobbiamo sempre farlo noi con Berlusconi, potrebbero incominciare anche loro. Non vedo il motivo per cui non si debba discuterne, non vedo il motivo per cui bisogna sempre usare l'ipocrisia di non fare nomi, di fare profili. Allora si è chiesto un uomo autorevole o una donna autorevoli a livello internazionale, che abbiano avuto incarichi politici e abbiano un'esperienza, che siano considerati liberi da parte di molti, penso che anche nel 5 Stelle qualcuno lo pensi, no? Nello stesso modo, quindi sono più di così. Ma Licheri se Renzi ha risposto alla sua lettera, aspetta che la minoranza del PD faccia così. Ah, mi chiede Mirta se Renzi ha risposto alla sua lettera, ha avuto un segnale. No, Guerini ha risposto che è un nome tra i tanti, quindi mi aspetto una risposta da parte di Renzi. Io spero che non sia la minoranza del PD, ma sia la maggioranza del PD a indicare questa soluzione che mi sembra la più alta. Berlusconi, secondo me, capirà, se non capisce, come dicono i renziani, ce ne faremo una ragione. No? Non dicono così, sono a te. Sì, lo dicono spesso, ce ne faremo una ragione, va bene. È chiaro che un'indicazione non è peregrina. Nello stesso tempo io non sto strumentalizzando Prodi, per cui se non ci saranno le possibilità di portarlo fino in fondo non insisterò, non lo brucerò nell'urna. Ho un atteggiamento molto rispettoso nei suoi confronti fin dall'episodio precedente. Ho sempre chiesto alla segreteria del PD a cui mi ero candidato di fare chiarezza sull'episodio di 101, nessuno ha voluto farlo, adesso tutti si danno la colpa, è fantastico, no? Sei tu il 101, no? Che poi insomma sono numeri alti, vuol dire che sono in tanti avere fatto così. Quindi c'è anche su questo molta ipocrisia. Il modo migliore è tornare sul luogo del delitto facendo una scelta chiara che i cittadini capiscono. Segnalo tra l'altro che nei sondaggi che molto piacciono soprattutto a Renzi e Berlusconi, quindi dovranno convincere tutte e due, i nomi più citati sono quello di Stefano Rodotà e di Romano Prodi, quindi insomma non è un'indicazione anche questa lontana dal volere o comunque dai sentimenti dei cittadini italiani. Una donna al Quirinale, si dice Finocchiaro o Pinotti? Una donna al Quirinale va benissimo, voglio un ragionamento politico però, perché altrimenti si va del maschilismo alla rovescia, no? Cioè l'importante è che sia un tema, come dire, di mediatico. Allora, secondo me la questione maschile, perché non è una questione femminile, i problemi ce li abbiamo noi.